sono meno spettacolari, ma purtroppo hanno conseguenze più gravi. Per essere tutelati in maniera adeguata in caso di incidente, è opportuno avere un'idonea polizza di assicurazione. Buongiorno, oggi vi parlo di un ramo molto particolare, l'RC auto, riguardante i mezzi pesanti. È molto importante saper riconoscere che tipo di mezzo si va ad assicurare per distinguere non solo il semplice autocarro, ma auto articolato, trattore stradale, autotreno o un semplice furgone. Buongiorno, sono Giuliana Poglio, responsabile dell'ATA, Associazione Trasportatori Astigiani di Asti. Oggi ho deciso di porre in evidenza la problematica per quanto riguarda il settore autotrasporto merci. Come tutti sapete, il settore da anni registra un continuo aumento di costi, mentre per quanto riguarda i ricavi rimangono nel tempo stabili. Allora la nostra prospettiva e il nostro contributo come associazione è quello di cercare di aiutare a ridurre i costi. E come si può ridurre i costi? Per esempio analizzando ogni voce, quale per esempio può essere l'assicurazione. In un momento difficile per il settore dell'autotrasporto, un momento che registra un picco di veicoli circolanti privi di regolare assicurazione, incontriamo un consulente assicurativo che opera per una delle compagnie assicurative più attive nel proporre ai propri clienti prodotti sempre più calzanti sulle esigenze del cliente. Qual è la più frequente richiesta che un autotrasportatore rivolge alla propria agenzia di assicurazioni? Beh, fondamentalmente la più grande richiesta che un autotrasportatore può rivolgere all'agenzia di assicurazioni è la copertura d'obbligo RCA, che fondamentalmente permette a quest'ultimo di lavorare sul suolo pubblico, ok? Inoltre, se vogliamo parlare di coperture assicurative frequenti, sicuramente una domanda frequente è la polizza vettoriale, ovvero una copertura che va a tutelare il carico del veicolo stesso, perché fondamentalmente un autotrasportatore si può definire un'azienda su strada, quindi di conseguenza, oltre ad assicurare il veicolo per la circolazione, per i danni che può compiere a terzi, è anche importantissimo tutelare quello che trasporta. Ci sono diverse modalità per analizzare ovviamente il rischio che può avere o meno ogni singola attività, ad ogni singolo punto autotrasportatore, però principalmente le coperture più importanti sono queste qua: RCA, polizza vettoriale, quindi delle merci, e poi assicurare il proprio veicolo per i danni sul furto piuttosto che attiva andarci o quant'altro. Quindi veicolo e merce, sempre. Il primo store a Torino, interamente dedicato al mondo dei droni, si trova in Corso Regina Margherita 102, dove potrete trovare prodotti innovativi che trovano applicazioni in diversi settori, dall'agricoltura di precisione all'edilizia per sopralluoghi, alle riprese cinematografiche, al mondo della sicurezza e sorveglianza. Nel nostro punto vendita si trovano tutte le ultime novità del mercato, ma anche consulenze qualificate per poter operare nel rispetto delle normative ENAC. Organizziamo corsi di pilotaggio individuali e di gruppo e corsi di costruzione per ragazzi e adulti. Offriamo inoltre i servizi di assistenza riparazione, finanziamenti per privati o noleggio a lungo termine per le aziende. RCA Auto è una forma di garanzia necessaria per legge. Come si possono ottenere degli sconti? Beh, fondamentalmente con l'RC Auto ci sono diverse modalità per avere un servizio con una qualità adeguata e a dei prezzi modici. Il primo sicuramente è appoggiarsi a una grossa compagnia. Perché questo? Perché comunque le grandi compagnie in tempi non sospetti attivarono delle convenzioni con le più grosse agenzie di categoria piuttosto che con le aziende medesime, e proprio per la legge dei grandi numeri, attivando queste convenzioni, si ha la possibilità di avere uno sconto sulla singola polizza e quindi fondamentalmente avere ugualmente un servizio di una certa qualità ma ad un prezzo modico rispetto alla concorrenza che possono avere i player sul mercato inferiori, che magari non hanno tante capacità commerciali come può avere una compagnia tradizionale qua in Italia. Per quanto riguarda le franchigie, è sconsigliabile avere una franchigia troppo elevata? Perché? Allora, beh, sicuramente sì, perché comunque non dimentichiamo che la franchigia e il corrispettivo in denaro
che il cliente o assicurato al momento del sinistro deve versare per poter avere l'indennizzo. Cioè, mi spiego meglio. Allora, l'indennizzo è il pagamento da parte della compagnia per l'eventuale danno, ok? La franchigia è corrispettivo che il cliente al momento del danno deve versare per poter avere diritto alla liquidazione stessa medesima. Quindi, più la franchigia è elevata, più il cliente in una situazione di difficoltà, come potrebbe essere un sinistro grave, deve trovarsi a pagare una somma in denaro. Quindi questo potrebbe far gravare pesantemente il bilancio aziendale di quel momento. Quindi sicuramente avere franchigie basse può comunque agevolare l'incombenza del sinistro, quindi il pericolo di sinistro di trovarsi poi spiazzati, perché poi sicuramente si avrà il mezzo fermo piuttosto che una serie di riscontri negativi. Avere ancora una quota in denaro abbastanza alta da versare sicuramente non giova all'azienda stessa, all'autotrasportatore. E per quale motivo invece è sconsigliabile sottoscrivere contratti di assicurazione RC Auto cumulativi con libro matricola? Ma dal mio punto di vista onestamente non è sconsigliabile. Poi l'obiettivo di ogni consulenza è sempre andare a mirare il bisogno di ogni cliente, quindi in conseguenza di questo sicuramente per alcune fasce di clientela il libro matricola può essere una soluzione ottimale, e poi vedremo anche come, mentre per altre fasce di clienti sicuramente no. Allora, se parliamo di autotrasportatori con 6 o 7 veicoli, sicuramente la polizza singola è la soluzione migliore, perché comunque è identificabile, ok? Se parliamo però invece di un'azienda che ha una flotta molto numerosa, parliamo più di 30-40 veicoli, la miglior soluzione è il libro matricola, per due motivi. Il primo, perché facendo un libro matricola si possono ottenere sconti in più, quindi a livello anche di prezzo e di costi si può risparmiare. In secondo luogo anche per un discorso di gestione, perché gestire un'unica polizza con dei mezzi che posso sospendere o riattivare è molto più semplice sia da parte della compagnia ma anche da parte del cliente stesso, e a livello fiscale e contabile anche per le varie detrazioni fiscali eccetera, rispetto ad assicurare individualmente ogni veicolo, perché comunque se hai 50 o 60 veicoli o addirittura di più dovresti avere una figura di riferimento che ogni giorno vai in un'agenzia assicurativa a fare una polizza, a sospenderne un'altra e quant'altro, mentre con una situazione cumulativa tutto questo può essere bypassato. Quindi dal mio punto di vista professionale, secondo me in questi casi conviene senza dubbio il libro matricola. Si preoccupano del presente attivando ogni forma di garanzia assicurativa a tutela del proprio lavoro, ma si preoccupano anche del loro futuro sottoscrivendo polizze previdenziali integrative? Beh, direi di sì, anche perché al giorno d'oggi è molto importante un po' in tutti i settori comunque tutelare quello che potrebbe essere la nostra futura pensione, e a maggior ragione in questo settore è fondamentale avere una buona polizza di previdenza per due motivi. Allora, il primo è, come abbiamo già anticipato, il discorso pensionistico. In secondo luogo è anche importante tutelare proprio il discorso vita, quindi il rischio di vita. Perché? Perché mediamente gli autotrasportatori, i mezzi che usano sono o mezzi in leasing o comunque finanziamenti, quindi nel caso estremo purtroppo di morte o comunque di un grave infortunio che andrebbe a limitare l'attività lavorativa o comunque fondamentalmente a interrompere l'attività lavorativa, avere una polizza che tutela questo rischio va a comunque preservare la stessa azienda, perché nel caso estremo appunto di morte, come anticipato poco fa, e con mezzi e finanziamenti non c'è una copertura adeguata che tutela questo rischio, il debito grava poi sull'azienda stessa medesima, e quindi questo può comportare in alcuni casi anche la chiusura o fallimento della ditta. Quindi è importantissimo tutelare questa tipologia di rischio al giorno d'oggi. Poi, come già anticipato prima, c'è caso e caso. Questo qua parliamo già di aziende, piccole aziende nel quale non hanno chissà quale capitale di investimento, quindi tante volte si appoggiano a banche o finanziarie per comunque mandare avanti la loro attività, per fronte alla loro attività stessa, esatto. Quindi assolutamente sì. E come l'assicuratore si propone di seguire le richieste?
Fondamentalmente, dell'autotrasportatore. Fondamentalmente analizzando ogni caso a sé, cosa vuol dire? Che io prima di consigliarti un servizio, che nel mio caso è un'assicurazione, preferisco ascoltarti, quindi capire con chi ho a che fare, capire la tua attività, e allora solo a quel punto riesco a ponderare i rischi effettivi che puoi correre o eventualmente come puoi tutelarti anche a livello previdenziale, e da lì possiamo tirare giù dei piani su misura per ogni singola attività. E per agevolare gli autotrasportatori in questo momento particolarmente difficile a seguito della contingenza negativa, è prevista la rateizzazione dei premi assicurativi? Assolutamente sì, da qualche anno a questa parte è possibile rateizzare i premi a tasso zero, quindi cosa vuol dire? Sono in realtà dei finanziamenti sugli stessi premi, e le compagnie più grosse hanno già dei gruppi di finanziari interni, quindi fondamentalmente riescono a erogare un servizio di rateizzazione mensile senza interessi, e quindi questo è molto utile per piccole realtà aziendali che magari comunque anticipare diverso denaro non è facile, e quindi di conseguenza di questo poter dilazionare il pagamento in 10-11 soluzioni mensili senza interessi è sicuramente un'idea vincente, che comunque va bene, che va a agevolare la vita medesima del trasportatore. Interrompi, mi ero dimenticato, stavo registrando, mi sono perso. E come può un autotrasportatore assicurare la merce trasportata? Fondamentalmente ci sono due tipi di copertura in realtà per andare a assicurare la merce trasportata. La prima è la copertura statale, che fondamentalmente va ad assicurare la merce un tot per chilogrammo in euro, cioè fondamentalmente in Italia è un euro per chilogrammo per merce trasportata, senza tener conto di che tipo sia la merce, quindi la cosa statica, e 12 euro in Europa, quindi in Europa ovviamente per un discorso che si tratta di fuori confini il prezzo è più alto, viene stimato più alto, ma in realtà la polizza che noi consigliamo, che è anche quella più concreta, è a valore intero. Cosa voglio dire? Non andiamo a stabilire un tot per chilo, ma andiamo a determinare il valore della merce stessa trasportata, quindi a seconda di quello che trasporti noi riusciamo a farti una quotazione. In genere si compila un questionario che lo fa lo stesso cliente, e noi in quel caso lì riusciamo poi ovviamente a erogarti una polizza più completa, che però va a assicurare il tuo reale valore, quindi onde evitare rischi di essere poi pure non coperti in maniera sufficientemente chiara. E in genere, questo, aggiungo ancora questo, questa tipologia di polizza è quasi sempre a carico del padroncino, anche se poi in realtà la merce che trasporta non è sua, ma il padroncino va a erogare questo servizio come aggiunta al trasporto che fa, e quindi nel 99% dei casi questa polizza la attiviamo. Grazie per la disponibilità, speriamo di aver fornito informazioni utili per gli autotrasportatori, ai quali ricordiamo di rivolgersi alla propria agenzia assicurativa per ulteriori informazioni. Car, al servizio degli autotrasportatori in transito.